Nella mia minestra ci sono due capelli. E quanti ne vuole, signore? Cameriere? Prego. È proprio anitra selvatica questa? Oh, se è selvatica, e come? Pensi che abbiamo messo mezz'ora per acchiapparla nel cortile? Cameriere? Questo pollo è la cosa più dura che io abbia mai mangiato. Si vede che non ha mai assaggiato le nostre bistecche, signore. Cameriere? Questa bistecca è stata battuta a dovere? Sì, signora. Avete fatto bene perché è molto cattiva. Cameriere? Insomma, questi fagioli all'uccelletto. Ma è inutile che glieli porti, signore. L'uccelletto non li mangia. Cameriere? Due uova all'ostrica. Gliel'ho già portate, signore. L'ostrica le ha gradite moltissimo. Cameriere? Potete farmi le code di scampi? No, ma posso farle gli occhi di triglia. Cameriere? Ma avete portato una ragosta con una zampa di meno? Che vuole, signora? Sono crostacei bellicosi. Tante volte in mare combattono fra loro e chi alla peggio ci rimette qualche zampa. Vabbè, portatemi il vincitore. Cameriere, se questa ragosta fosse giovane come questo vino e questo vino fosse vecchio come questa ragosta, il vostro sarebbe un locale perfetto. Cameriere? Non riesco a mangiare questa minestra. Gliela cambio subito, signora. Cameriere? Sì. Se vuole, abbiamo la lingua affumicata. La lingua? Bah! Ma esce dalla bocca di una bestia. Piuttosto portatemi un uovo. Cameriere? Cameriere? Non riesco a mangiare neanche questa minestra. Sì. Cameriere? Sì. Un risotto alla milanese. Ma quale milanese, signora? Ce ne sono tante qui. Cameriere? Sì. È inutile che continuiate a cambiarmi la minestra. Non riuscirò a mangiarne nessuna se non mi portate un cucchiaio. Cameriere? Avete per caso... Se vuole, abbiamo. Ho il petto imbottito, il cervello fritto, una spalla arrosto e piedi in gelatina. Disgraziato, chi vi ha ridotto così? Cameriere? Che cosa avete di dolce? I piedi, signora. Cameriere? Che cosa avete di buono? Il carattere, signore. Cameriere? Acqua minerale? Naturale. Acqua naturale. Ho detto minerale. Veramente mi scusi, ma lei ha detto naturale. Intendevo naturale acqua minerale. Non le sembra naturale che io beva acqua minerale? Certamente, certamente. Scusi, credevo che il naturale si riferisse all'acqua. No, si riferiva al minerale. Vuole che un tipo come me beva acqua naturale? Io bevo acqua minerale. Naturale. E dagli, minerale. Ho capito, ho scritto minerale. No, lei ha scritto naturale, ho sentito con i miei orecchi. Ho detto naturale, ma ho scritto minerale. E perché ha detto naturale se scriveva minerale? Perché riconoscevo che è più che naturale che una persona come lei beva non acqua naturale, ma acqua minerale. Vi prego, caro, mi fate girare la testa. No, scusa, cara. Permetti, ma voglio andare fino in fondo a questa faccenda perché nessuno deve prendermi in giro. E se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe detto minerale? Che c'entra? Naturale nel suo caso significava minerale, mentre minerale non significherebbe in nessun caso naturale. Perché l'acqua minerale secondo lei non è naturale? C'è acqua minerale naturale e acqua minerale artificiale, che però non è il nostro caso. Da noi è tutta naturale. L'acqua minerale? L'acqua minerale naturale, è naturale. E l'acqua naturale? L'acqua naturale è sempre soltanto naturale. Non esiste acqua naturale artificiale che io sappia. Ma chi lo sa? Oggigiorno non c'è più da fidarsi nemmeno dell'acqua naturale. Cosicché, siccome io ho chiesto acqua minerale, lei ha scritto minerale. Naturale. Ecco, lo vede, ammette anche lei di aver scritto naturale. Ma no, dico, è naturale che io abbia scritto minerale, dal momento che lei la vuole minerale. Se avesse voluto acqua naturale, non sarebbe stato naturale scrivere minerale. Io poi vorrei sapere come fa a dire naturale mentre scrive minerale. Abitudine, certo. Signora. In un locale come il nostro si ha una tale abitudine a sentirci ordinare acqua minerale che la mano scrive automaticamente la parola. Naturale. No, la parola minerale. Ho capito, ho detto è naturale che scriva minerale anche se dice naturale. Ma mi dica, se io voglio acqua naturale, lei scrive naturale. Naturale. E se io voglio acqua minerale, lei scrive minerale. Naturale. Ma insomma, lei scrive sempre naturale. Ma no, naturale che io scriva minerale. Allora lei scrive sempre minerale, sia che dica naturale, sia che dica minerale. E dice sempre naturale, sia che scriva minerale.
Secondo i casi, ci penserò. Glielo saprò dire. Anche la signora? Acqua minerale? Naturale. Minerale? Ho detto naturale. Credevo che intendesse come il signore. Naturale, acqua minerale. Invece intende naturale, acqua naturale. Per niente affatto. Quel vostro primo naturale è di troppo, perché in questo caso avrei detto naturale, naturale. Come? Eh già, perché lei non aveva detto naturale, ma minerale. E quindi il mio naturale non confermava, ma rettificava. Mentre nel caso del signore, naturale non rettificava, ma confermava. Cioè, nel caso del signore, naturale era una forma affermativa, mentre nel caso mio stava ad indicare una proprietà dell'acqua differente da quella da lei indicata. Ma io come potevo sapere che il suo naturale non era come quello del signore? Attenendosi alla lettera. Naturale vuol dire naturale e basta. Appunto, può significare tanto acqua naturale quanto acqua minerale. Niente affatto. Naturale significa naturale, altrimenti avrei detto naturale, acqua minerale. E non insistete, altrimenti reclamo col proprietario e vi faccio licenziare. Signora, ho famiglia, un figlio. Legittimo? Naturale. E non può legittimarlo? Scusi, ma perché dovrei legittimarlo se è già legittimo? Ha detto che è naturale. No, invece è legittimo. No, perché scusi, non le sembra naturale che io abbia un figlio legittimo? Certo, certo, è naturale. Ma le dico che è legittimo. Ho capito. Del resto non mi vorrà dire che un figlio legittimo è innaturale. È anch'esso un normale prodotto della natura, una creatura come tutte le altre. Insomma, non è contro natura. Senta, guardi, comunque mio figlio è legittimo, va bene? E non mi piace che si dica che è naturale. È naturale. Ma vede che vuole provocarmi. Scusi, le dico che è legittimo. Ho capito. Ma allora perché dice che è naturale? Perché è naturale che non lo si dica naturale se è legittimo. La capisco, sa? Anch'io ho un figlio. Legittimo? Naturale. Oh... E allora anche lei pretenderà che lo si dica legittimo e non naturale. Ma se le ho detto che è naturale. Mi scusi, ma io credevo che intendesse come me. Naturale è legittimo. Purtroppo no, è naturale, non è legittimo, ma il mio più grande desiderio è di legittimarlo. È legittimo? No, è naturale. Ho capito! Dico, è legittimo il suo desiderio di legittimarlo. È legittimo e naturale. Se è naturale, non è legittimo. Se è legittimo, non è naturale. Chi? Il figlio! Non può essere nello stesso tempo legittimo e naturale. Ma no, io intendevo il desiderio che può essere contemporaneamente legittimo e naturale. Ma non solo è naturale che sia legittimo, ma è legittimo che sia naturale. Ma mio figlio è naturale per la crudeltà di una legge antiquata e per la malvagità di una donna che mi ha rovinato l'esistenza e impedisce la legittimazione avendo la legge dalla sua e servendosene come strumento di male. Sapeste? Sapeste quante ce ne sono che si servono della legge per ricattare, per commettere azioni infami? Poveri innocenti ragazzi, povero figlio mio. E beve acqua minerale? Chi? Suo figlio? Naturale. È naturale che beva acqua minerale? O beve acqua naturale? O è naturale perché non è legittimo? Come? Voglio dire, suo figlio è naturale e beve acqua minerale? È legittimo e beve acqua naturale? O è legittimo e beve acqua minerale? No, no, mio figlio è minerale! E beve acqua legittima. La stella nell'imbarazzo. Personaggio, la stella. Fissa col suo cannocchiale. Nostalgia. Personaggi. Il primo signore che mangia. Il secondo signore che mangia. Queste sgaloppine al Madera con patatine mi ricordano i miei sgaloppine al Madera con patatine. Mi ricordano i miei viaggi in Normandia. Bene, bene. E anche i miei viaggi in Alsazia. Con piacere. Sì.
Le sgaloppine al Madeira con patatine mi ricordano anche i miei viaggi in Europa centrale. Però, grato, eh? Ed anche in quella orientale. In realtà, queste sgaloppine al Madeira con patatine mi ricordano anche quando io non viaggio. Forse le sgaloppine, come dice lei, al Madeira con patatine sono una specialità di tutto il mondo. No! Sono io che mangio sempre sgaloppine al Madeira con patatine. La prima donna pescatrice. Personaggi: Adamo, Eva. Eva, vai a pescare a reti? No, Adamo. Adamo. Esame in tre domande. Personaggi: l'esaminatore, lo studente. Prego, si accomodi. Come si chiama? Luigi De Rossi. Scusi, perché ride? Perché ho risposto bene alla prima domanda. Non era un ombrello. Personaggi: il fungo e il fiorellino. A Roma, secco, morto, corroso e ormai quasi informe, tenuto su da un muricciolo a ciò che non cada o non possa farsene legna da ardere, si chiama la quercia del Tasso, perché, avverte una lapide, Torquato Tasso andava a sedervisi sotto quando essa era frondosa. Anche a quei tempi la chiamavano così. Fin qui niente di nuovo, lo sanno tutti. Lo dicono le guide. Meno noto è che poco lungi da essa c'era, ai tempi del grande e infelice poeta, un'altra quercia, fra le cui radici viveva uno di quegli animaletti del genere dei plantigradi detti tassi. Un caso. Ma a cagione di ciò si parlava della quercia del Tasso con la T maiuscola e della quercia del Tasso con la T minuscola.
In verità c'era anche un tasso nella quercia del tasso e questo animaletto, per distinguerlo dall'altro, lo chiamavano il tasso della quercia del tasso. Alcuni credevano che appartenesse al poeta, perciò lo chiamavano il tasso del tasso, mentre l'albero era detto la quercia del tasso da alcuni e la quercia del tasso da altri. Siccome c'era un altro tasso, Bernardo, padre di Torquato, poeta anch'egli, il quale andava a mettersi sotto un olmo, il popolino diceva: è il tasso dell'olmo o il tasso della quercia? Così poi, quando si sentiva dire il tasso della quercia, qualcuno domandava: di quale quercia? Della quercia del tasso! Dell'animaletto di cui sopra, che era stato dedicato al poeta in omaggio al suo nome, si disse il tasso della quercia del tasso. Poi c'era la quercia del tasso, una poverina con un occhio storto che si era dedicata al poeta e perciò era detta la quercia del tasso della quercia. Per distinguerla da un'altra quercia che si era dedicata al tasso dell'olmo. Ella andava a sedersi sotto una quercia poco distante da quella del suo principale e perciò detta la quercia della quercia del tasso, mentre quella del tasso era detta la quercia del tasso della quercia. Qualche volta si vide anche la quercia del tasso sotto la quercia del tasso. Qualcuno più brevemente diceva la quercia della quercia o la quercia della quercia. Poi sapete com'è la gente? Si parlò anche del tasso della quercia della quercia e quando lui andava a mettersi sotto l'albero di lei si alluse al tasso della quercia della quercia. Ora, voi vorrete sapere se anche sotto l'albero della quercia vivesse uno di quegli animaletti detti tassi. Viveva. E lo chiamavano il tasso della quercia del tasso, mentre l'albero era detto la quercia della quercia del tasso. E lei, la quercia del tasso della quercia del tasso. Successivamente Torquato cambiò albero. Si trasferì, capriccio di poeta, sotto un tasso, albero delle Alpi, che per un certo tempo fu detto il tasso del tasso. Anche il piccolo quadrupede del genere degli orsi lo seguì fedelmente e durante il tempo in cui i due stettero insieme sotto il nuovo albero, l'animaletto venne indicato come il tasso del tasso del tasso. Quanto a Bernardo, non potendo trasferirsi sotto un tasso perché non ce l'erano a portata di mano, si spostò sotto un tasso barbasso. Nota pianta detta pure verbasso. Che fu chiamato da allora? Il tasso del tasso barbasso. Mentre Bernardo fu detto il tasso del tasso barbasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. Quanto al piccolo tasso di Bernardo, egli lo volle con sé. Quindi da allora l'animaletto venne indicato come il tasso del tasso del tasso barbasso. Per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. E da altri come il tasso del tasso barbasso del tasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. Il comune di Roma voleva che i due poeti pagassero qualcosa per la sosta delle bestiole sotto gli alberi. Ma fu difficile stabilire il tasso da pagare. Cioè il tasso del tasso. Del tasso. Del tasso e il tasso. Del tasso. Del tasso. Barbasso. Del tasso. Thank you.
che canto, che luna e che silenzio in questa strada solitaria. Non approfittarne, potrebbe passare gente. Non c'è nessuno? Un solo bacio, ti supplico. Uno di quei lunghi baci durante i quali le anime si fondono in un unico sospiro e nei quali si desidera morire lentamente, dolcemente, in un'estasi di felicità. Com'è strana la vita. Si pensa che queste cose debbano essere divine, ma dopo il primo momento si è smontati. In fondo questi baci lunghissimi non valgono la loro fama. Si prova un certo brivido quando le labbra si uniscono, ma poi ci si fa l'abitudine. Ecco qua. Io non provo un'emozione molto forte. Anzi, non provo nessuna emozione. Posso guardare intorno, distrarmi, pensare ad altro. Ah sì, giusto. Bisogna che mi rammenti domani di farmi tagliare i capelli. D'altronde non voglio essere io il primo a staccarmi. Lei crede che io sia in estasi. E bisogna coltivare la sua illusione. Non capisco perché le donne smanino tanto per questi baci interminabili. Per esse questi sono fatti di importanza capitale. Tra l'altro mi sta per cadere il cappello. Chissà che ora sarà. Si vede un accidente. Però potrebbe ben decidersi a staccarsi adesso. Dio mio, non si può restare eternamente così. E non arrivasse un vigile, o una guardia di pubblica sicurezza, o un'altra coppia di innamorati, o un passante. Ma che? Nemmeno un cane. Siamo soli e indisturbati. E la situazione diventa insostenibile. Come siamo diverse dagli uomini noi donne. Noi proviamo un piacere riflesso. Godiamo della gioia che diamo. Perché in fondo, se dicessi che questo lunghissimo bacio mi dà allegrezza, non sarei sincera. Anzi, passato il primo momento, devo confessare che non provo più niente. Però non voglio staccarmi io per la prima. Lui immagina che io provi i suoi stessi sentimenti e gli darei un dispiacere se lo deludessi. Aspettiamo che si stacchi lui. Ma intanto non si decide e non si può andare avanti così. Accidenti, com'è assetato delle mie labbra. Purtroppo non passa un'anima viva. Ci vorrebbe un pretesto per staccarsi. Se incominciasse a piovere. Ma che? C'è un chiaro di luna limpido. Accidenti. Tu mi uccidi? Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare. Perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar fantastica. Thank you.
differenza. Galileo! Ho scoperto che il mondo si muove. Ma davvero? E come l'avete scoperto? Col pendolo. Accidenti, col pendolo? O con cosa? Come con che cosa? Col pendolo. E basta. Non c'era nient'altro quando ho fatto la scoperta. Ho capito. Ma col pendolo con che cosa? Con un oggetto contundente? Con un'arma? Con la mano? Col pendolo. Soltanto col pendolo. Oh, benedetto uomo, ho capito. Avete scoperto che il mondo si muove col pendolo. Ma bisogna vedere con che cosa lo si colpisce. Non potete averlo colpito con niente. E ci vuole un bel aggeggio per colpire il mondo in modo da farlo muovere. Eccellenza, ma forse voi credete che col pendolo vada legato con si muove. No, va legato con l'ho scoperto. Col pendolo ho scoperto che il mondo si muove. L'ho scoperto col pendolo. Col pendolo il mondo, ho capito. Non col pendolo, col pendolo. Ma col pendolo chi allora? E con che? Ma non col pendolo, col pendolo. È modo di ragionare. Non col pendolo, ma col pendolo. Eccellenza, eccellenza. Insomma, dovetti scriverlo su un foglio di carta. E dire che avrei chiarito tutto, dicendo semplicemente con il pendolo. Presentazione. Personaggi, il signor Pericle Fischietti. L'altro signore. Permette, io sono il signor Pericle Fischietti. E lei? Io no. La fidanzata del carabiniere. Personaggi, il carabiniere. La sua fidanzata. Il passante. Arrestata! Che arrestata? È la mia fidanzata. Sarà sempre così, per tutta la vita. L'impiegato pieno di delicatezza. Personaggi, il capufficio. L'impiegato pieno di delicatezza. Signor Patellini, come mai spesso non venite in ufficio? Commendatore, le dirò, temo sempre di disturbare. In casa del degente. Personaggi, il medico. L'ammalato. Disturbo? Gastrico! Il pollo innamorato. Personaggi, il pollo. La pollastrella. Tutto mi piace di te. Ma dimmi, preferisci il petto? O la coscia? La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, ma per chi canta
morir. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Se stiamo insieme durerà, non fuggirà. Il tempo qui si fermerà, qui si fermerà. Tutto resterà, tutto resterà. Splendido così, splendido così. Solo per noi, per noi, per noi, per noi. La cosa più strana di cui hanno parlato i giornali e che va sotto il nome di rivolta delle sette è che questa era stata fissata per le sei, ma in realtà poteva essere fissata per un'ora qualsiasi, perché per sette non si intendeva l'ora ma le associazioni segrete che pullulano in quel paese. Sette, plurale di sette. Ora, quando c'è una sola setta, tutto fila liscio. Ma quando queste cominciano a moltiplicarsi, si salvi chi può. E questa fu causa non ultima dei guai cui andò incontro il moto insurrezionale. Difatti, gli organizzatori avevano fissato l'ora della sommossa, come detto, per le sei del pomeriggio. Ora comoda, né troppo presto, né troppo tardi, che permetteva a chiunque di parteciparvi senza scombussolare troppo né l'orario d'ufficio né quello della cena. I congiurati si passarono la voce, come si usa nelle congiure. E non si può fare diversamente in questi casi, anzi, bisogna farlo con le dovute cautele. Un congiurato, passando accanto ad un altro, mormorava in fretta senza guardarlo per non dare nell'occhio agli altri passanti: ci vediamo alla rivolta delle sette. L'altro intendeva che alludesse alle ore, non alle associazioni. Né d'altro canto poteva star lì a chiedere spiegazioni, anzi doveva filar via liscio come niente fosse. Così pure si poteva assistere a dialoghi di questo tipo: anche tu fai parte della rivolta? Delle sette, sì. I capi fecero circolare l'ordine: domani tutti alla rivolta delle sette, nessuno manchi. Conclusione. La maggior parte dei congiurati si presentò alle sette invece che alle sei. Voi capite che in casi di questo genere anche un semplice ritardo può essere fatale. Determinò il fallimento. Fu per questo che in un successivo tentativo l'ora della rivolta fu fissata, a scanso d'equivoci, per le sette, colché gli organizzatori ottennero che, nominando il moto sedizioso, si indicavano contemporaneamente anche l'ora per cui era fissato, e d'altro canto, dicendo l'ora, si indicava anche a quale moto si alludeva, con evidente risparmio di tempo, denaro, telefonate, fax, fotocopie, eccetera, eccetera, eccetera. Alcuni fra i più pignoli dicevano: la rivolta delle sette, delle sette. Ora dovete sapere che in quel paese le sette erano una ventina, ma alla rivolta partecipavano soltanto sette di esse, e nemmeno fra le più importanti. Per cui fu necessario dire: la rivolta delle sette sette, oppure, sempre per i più pignoli, la rivolta delle sette sette delle sette. E questo anche quando, prevalendo la tendenza unificatrice, le sette si ridussero a sette. Ogni setta era composta da sette membri, i quali erano chiamati i sette delle sette sette. E il loro moto sedizioso si dovette chiamarlo la rivolta dei sette, delle sette sette, delle sette. La cosa grave è che c'era un'altra rivolta, una controrivolta. Un moto reazionario, insomma, i cui promotori nulla avevano a che fare con la prima rivolta, anzi erano contro di essa e contro ogni setta. Disgraziatamente questi, ignorando che la prima rivolta era stata fissata per le sette, fissarono per la stessa ora anche la loro.
Non vi dico quello che successe fra i congiurati delle due parti, che fecero confusioni terribili, per cui gli antisette delle sette finirono fra le sette, verso le sette e mezzo, e le sette fra gli antisette delle sette. La controrivolta si dovette chiamare la rivolta degli antisette delle sette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. In attesa che la rivolta scoppiasse, i congiurati giocavano a 3-7. E questi giuochi passarono alla storia come i 3-7 della rivolta degli antisette delle sette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. Un caso curioso avvenne quando uno dei sette congiurati della rivolta degli antisette delle sette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette, giocando a 3-7 verso le sette, si fece un 7 nei pantaloni, e questo si dovette chiamarlo il 7 del 3-7 d'uno dei sette della rivolta degli antisette delle sette contro la rivolta dei sette delle sette sette delle sette. 7. Sono le 9:30. Per andare in casa dei vicini basta mezzo minuto. Si esce dalla nostra porta e si infila la loro. Non amo arrivare primo ai ricevimenti. E tu sai bene che io non amo perdere le romanze che canterà la Paleschi. La Paleschi. Come fosse chissà chi. Né più né meno che il più grande soprano vivente. Per tua regola, conosce e canta tutte le opere e tutte le romanze. Tranquilla, non perderemo la tua Paleschi. Appena udremo i primi accordi dell'orchestra, faremo il nostro ingresso in omaggio al celebre soprano. Che c'è? Mi pare che cominci la musica. Battista, ascoltate anche voi. No. È una tromba d'automobile, lontana nella notte. Ma guarda! Guarda come sono simpatico! Ma questa sono io, stupido! Ti dico che sono io! Del resto, Battista! Sì, signora? Giudicate voi stesso, sono io o è lei? Mi duole dover dire che non è né il signore né la signora, ma sono io! È vero, è Battista! 500, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Che hai detto? Ripeti! 500, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Imbecille! Perché? Perché non sei niente e vuoi sempre canticchiare e non ti accorgi che fai delle figure ridicole. Ma si può sapere cosa ti succede? Ma mi succede che sei un asino, come ne ho visti pochi. Ecco, si dice 160 e non 500. Che cosa? La canzone di poco fa. 160, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Ah, 160. Mi pare che questa volta la signora maestra prenda un granchio fenomenale.
si dice 500. Se sempre detto e sempre si dirà 500. Ma perché ti ostini? Sei ridicolo! Si dice 160! 500! Oh, benedetto Dio, ma ti vuole entrare in testa che con 500 manca la rima! Non mi importa nulla! Io me ne infischio delle rime! Io! Si dice. Grazie al cielo non sono un poeta! E se anche lo fossi, farei versi sciolti per non darti soddisfazione. Si dice 160! 500! Oh, 160! 500 e basta, non uno di meno. Del resto... Battista? Sì, signor barone? Voi eravate qui e avete udito tutto. Ebbene sì, ho udito. Ma le giuro che non dirò niente a nessuno. Ma non si tratta di questo! Rispondete! 500... o 160. Mi duole dover contraddire il signor barone, ma in fede mia devo dichiarare che fin dalla più tenera età ho sempre udito 170. 170, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Pazzo d'asino! Fannullone! Non permetterti meglio di intrometterti nei discorsi dei tuoi padroni. Del resto io rimango della mia opinione. 500, 500. 160, 160. La gallina canta, 500, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio meritare. 500, 500. Ma si può andare avanti così con un marito, sì? Questa è una vita d'inferno. E io non resisto più. Domani andrò da un avvocato. Ma vacci! Vacci finalmente da questo avvocato! Sono anni che lo dici! Vacci! Anch'io andrò dall'avvocato! Anzi, guarda, non aspetterò nemmeno un giorno in più! Subito andrò dall'avvocato! Battista, il cappello e il bastone! Cinquecento, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. 20, 500, no, ho sbagliato. 160, 160, la gallina canta, oddio, la mia povera testa. Pronto? È lei, avvocato? Sì, sono io. La prego di venire subito a casa. Urgentissima! Un'altra scenata pochi minuti fa. Dobbiamo separarci? No! Stasera! Sì! Subito, venga, subito, sì! La prego! Grazie! Battista! Fra poco arriverà l'avvocato Neri. Lo farete entrare subito e poi mi avvertirete. 160, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. 160, 500, 170, la gallina canta. Accomodati, accomodati, prego. Vado a avvisare mia moglie. Mi raccomando, sei calmo. Basteresti dalla parte del torto. Non dubitare. E quanto agli alimenti, io avrei pensato... 160. No! 500! Ma sei pazzo, ti vuoi rovinare? Mi ha confuso. Con permesso. Avvertite la baronessa. Vado ad avvertire la baronessa. Battista? Avvertite i nostri vicini che stasera non andremo al loro ricevimento perché sto poco bene. Buonasera. 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 Oh, per Dio, no! Dove vai? Me ne vado! E ti prego di non trattenermi perché non posso restare un minuto di più in una stanza dove si trovi questo abominevole leguleio. Il quale all'anima più orrenda della faccia. Sono io che me ne vado. Perché non posso vedere senza orrore questo sconcio mozzoretto.
Oggi stesso me ne andrò dalla vostra città per andarmi a nascondere, se mi è dato, in luoghi dove egli non possa più venire a presentarsi ai miei occhi. Me ne vado io! Anch'io! Allora, andiamocene tutti e due. Tu che strada fai? Io passo per il corso, e tu? Anch'io! Allora possiamo fare la strada insieme. Ma venite qui! In nome di Dio! C'è una tragedia in casa! E voi vi ne lavate le mani! No, vi supplico! Arrestate! Oh, che era? Battista è venuto a dirci! Non è ancora arrivata, siamo venuti a sentire come stai. Vieni, ti racconterò tutto. Anche tu vieni, ti racconterò anch'io tutto. Dunque, hai saputo? Vagamente. Tragedia in casa, al solito. Credo che ormai l'unica sia la separazione legale. Ma non possiamo tentare una via di mezzo, sulla base, che so io, di 325. E lui scende un po', lei sale e si incontrano a mezza strada. Ma che? Lui ha insistito per 500, lei non ha spostato da 160. Del resto, credo che farebbero bene a separarsi. Capirai, sono anni che vanno avanti queste scene. Che si separino! Sta bene, lui passerà gli alimenti. Questo lo vedremo. Prima bisogna stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Io resto fermamente convinto per 500. Io 160. Scusa, che era? A me sembra né 500 né 160, ma 130. E tanto chi ero? 130, la ghellina quinta, lasciala cantare, la voglio maritare. Ma tu non ti intendi di musica? Si dice 160? 130! Ma andiamo, né 130, né 500, né 160, ma... 170! 180! 180, la gallina canta, facciala cantare, la voglio maritare! Tu sei sempre stato un debole in aritmetica! Che dici, pezzo d'asino? È 130! 180! 160! 500! 1000! 1 milione! Mundie, che schesse! Che sei tu, se bro, wow, 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 wow! La nostra chef è francese. Londi, San Catrevandis, la bouchante, l'escale chante, je vais la marier. Oh, Dio mio! È arrivata la palestra! Battista? Battista! Battista! Andate e pregatela di venire subito qui! Il soprano Paleschi conosce tutte le canzoni del mondo. Sicuramente conoscerà anche questa. Gliela faremo cantare. Benissimo. E vedremo chi ha ragione! Benissimo! È arrivato il celebre soprano Paleschi. Tu lascia dire a me. No, lascia parlare a me. E allora parla tu. Vai avanti. No, voglio che parli tu. No, vai al dunque. Se mi lasciassi parlare, ci saremmo arrivati da un pezzo. Chi te lo impedisce? Ah, pazienza mia, che sta per scappare. È necessario che io assista a questa riunione? Insomma, signora, noi volevamo chiederle di cantarci una romanza. Volentieri.
signora? No! Signorina! Oh! Mi scusi, signorina. Lei conosce quella canzone che fa... la gallina canta... di battaglia, nient'altro che questo. Si figuri che l'ho cantata in presenza dello zar e tutti re e principi d'Europa. Mi ricordo una volta a Parigi staccarono i cavalli dalla mia vettura e mi portarono in trionfo dopo aver cantato questa canzone. A Pietroburgo, non potendo staccare i cavalli perché ero in automobile, staccarono le ruote dell'automobile e mi portarono in trionfo. A Londra, prima staccarono i cavalli dalla vettura, poi staccarono le code ai cavalli e poi staccarono i crini delle code dei cavalli. A Istanbul staccarono tutto. Affrascati mi bastonarono! Allora, ce la faccio sentire! Uno! La canzone comincia con uno e sale fino alle centinaia! Siamo freschi! Uno, la signora si veste di bruno per andare in società, ma scordando la gonnella mette solo il falbalà. Mira dindondella, mira dindonda. Bella nel mangiar la sua metà. Mira la dindondella, mira la dindonda. Tre! Non si può saltare e arrivare subito alle centinaia. Salto senz'altro alla parte che le interessa. Cento! Dice 150 e nessuno ci aveva pensato. Signora Cecilia, il marito è sempre il marito. Un giorno potreste pentirvene. Su, forza, fate pace, abbracciatelo. Caro Tito, riconciliatevi. Avevate torto tutti e due. E poi la moglie è sempre la moglie. Su, abbracciatevi. Oh, 150 la gallina canta. We'll be right back.
volte ho mangiato roba migliore di questa. Può darsi, signore, ma non qui, certamente. Cameriere? Che cos'è questo intruglio? Ma è quello che vi stavo domandando anch'io. Cameriere, cosa mi consigliate? Di andare in un altro ristorante, signore. Cameriere? Io non pago lo scotto, perché mi avete portato tutto crudo. Cameriere, sono 3 giorni che vengo nel vostro ristorante e mangio sempre le stesse cose. Ed il conto è sempre più caro. Evidentemente c'è un errore, quindi la prego di rettificarlo. È vero, signore, ma la serietà della casa mi vieta di farle pagare adesso quello che le ha pagato in meno i primi 2 giorni. Cameriere, io non pago. Ah, lei dice che non può pagare il pranzo che ha consumato? Guardi che chiama un vigile! E lei crede che il vigile pagherà per me? Cameriere, nel mio conto avete messo tutti 18 al posto di 17. Pensavo che il signore fosse superstizioso. Swain getting slain for the love of a queen. So-